un brutto errore del vostro portiere? Vabbè, l'errore parte a monte, il mio difensore centrale che non butta via la palla perché siamo abituati sempre a giocare, perdeva il centrocampista, poi l'errore del portiere può capitare, perché voglio dire, succede in Serie A, non succede da noi, figuriamoci. Non è bastato essere per tre volte in vantaggio, questa partita non siete riusciti a chiuderla? Non solo in vantaggio, colpendo un palo, sbagliando diverse palle e gol, purtroppo il calcio è questo, loro hanno fatto gol su tre calci piazzati, due punizioni e un calcio di rigore. Dopo il 2-1 abbiamo visto però che la sua squadra forse si è un po' seduta, pensava di aver vinto la partita già in anticipo. Forse l'ha pensato ancora prima di iniziare, no? Quando sul 2-1, ancora prima di iniziare forse pensava che sarebbe stata una partita facile. Purtroppo nel calcio, ed è bello per questo, partite facili non esistono. Forse si sente il peso di una classifica e di una griglia playoff che adesso diventa importante. Ma no, il peso secondo me no, perché sono ragazzi abbastanza maturi che capiscono le cose. Forse stiamo pagando un po' lo stress dell'essere costretti a vincere tutte le partite. Abbiamo visto che i due esterni, sia sulla destra che sulla sinistra, spingevano molto, i due esterni difensivi e poi magari forse qualche difficoltà nel rientro. C'è un calo atletico in questa squadra? No, non credo il calo atletico, no, assolutamente. Purtroppo fine stagione si arriva un po', ripeto, perché siamo stressati e purtroppo a volte anche il lato mentale fa tanto, perché giustamente una squadra costretta da 11 partite che non perde a rincorrere e poi diventa un po' pesantuccia la cosa. Il vostro campionato comunque resta positivo, siete nella griglia playoff. Ma sicuramente, noi diciamo che abbiamo fatto quasi un miracolo calcistico, che abbiamo rosicchiato, se non ricordo male, 10-11 punti alla terza in classifica. Se andiamo a vedere i numeri, noi abbiamo fatto le ultime, intanto credo da 11 partite che non perdiamo, 11 risultati utili consecutivi, fra le quali 8 vittorie e 3 pareggi. Diciamo, i numeri sono numeri importanti. Peccato per oggi, pazienza, ci sta. Questo pareggio cosa significa nella griglia playoff? Ma diciamo che cambia poco, anche perché secondo me bisogna affrontarle tutte le squadre, quindi credo che noi terzi non ci saremmo arrivati, perché la Cicatena vince domenica, qualunque sia il risultato di Floridia, arriva terza la Cicatena, perché a parità di punti e lo sono loro che sono in vantaggio nei nostri confronti per quanto riguarda la differenza di reti. Noi se riusciamo a vincere domenica non ci cambia niente, li facciamo da quindi, alla fine dobbiamo incontrare tutti, quello che viene ci prendiamo. Occorre far recuperare però un po' di energie psicofisiche a questa squadra. Psicologiche, fisiche un po' meno. Ci sarà un lavoro particolareggiato da parte di mister Insanqui nella fase atletica? No, anzi credo che darò qualche giorno in più di riposo, dato la pausa, così magari ricarichiamo un po' le pile, che siamo abbastanza stressati, ripeto. Dunque, ultimo impegno di campionato e poi la testa tutta proiettata verso queste No, intanto play-off. L'ultimo impegno di campionato, poi si pensa, perché siamo costretti a vincere, quindi se non vinciamo non facciamo playoff. Io non colpevolizzerei il nostro portiere, perché l'atteggiamento credo che sia stato sbagliato, non possiamo subire 3 gol nell'arco di una partita e rincorrere sempre la vittoria, dobbiamo gestire secondo me il vantaggio da squadra matura e portare a casa il risultato. L'errore può capitare, è capitato in un momento decisivo, però ci può stare. Sì, ultimamente tra infortuni e squalifiche siamo un po' ristretti, però appunto siamo tutti grandi, come diceva Fabio, dobbiamo riuscire a gestire meglio le partite, specialmente quando passiamo in vantaggio, dobbiamo imparare a far girare palla, correre meno, e poi può capitare l'infortunio del portiere, come può capitare a noi attaccanti sbagliare il gol, quindi dobbiamo essere più cinici noi sotto porta e più intelligenti a gestire le partite. L'essere passati in vantaggio così presto paradossalmente è stato un danno per voi, avete mollato? Sì, diciamo che passare in vantaggio è sempre, diciamo, una cosa positiva, purtroppo, ripeto, ci è mancata la maturità calcistica di saper gestire il risultato e abbiamo subito su un cross, un colpo di testa dell'attaccante loro che è stato bravo a riportare la parità. Ecco, lì dobbiamo essere più bravi a gestire il risultato, così come è capitato poi per il secondo e il terzo vantaggio. Oggi non ci siamo riusciti e lavoreremo per migliorare questo aspetto. Ti sei dannato l'anima sulla fascia, ma davvero per Fabio pochi i palloni giocabili oggi? Uno fa quello che può. Qualche palla non è riuscita a passare anche per merito dei difensori avversari, qualche errore nostro tecnico, ci può stare una partita storta. Fortunatamente ora la fortuna
è dalla nostra parte, perché appunto la Augusta ha vinto, quindi ancora il destino è dalla, lo decidiamo noi, quindi facendo una vittoria contro il Picanello possiamo entrare nei playoff. Angeli, quando il gol è messo a segno? Io sono arrivato a dicembre e ho segnato 10 gol da dicembre adesso, oggi è stato il decimo, quindi sono andato in doppia cifra. Quanti assist ti ha servito Piuma? Parecchi, sì. Devo dire, circa forse più della metà, diciamo, sono frutto degli assist suoi, di Condorelli e anche di Mistale, che oggi purtroppo era assente per Scolipiù. La prima volta che ti ritrovi in una zona di classifica così importante in prima categoria? Sì, è il mio primo obiettivamente campionato di prima categoria e mi ritrovo a fare questi playoff. Speriamo che riusciamo a entrare, ecco, in questa fase, quella dei playoff. Ci serve questa vittoria contro il Picanello, contro il Grevino, ecco. Decideremo noi il nostro destino, come ha detto Tonino, e dobbiamo essere bravi dalla prossima domenica. Per te, stessa domanda, più per la prima volta che ti trovi in una zona di classifica così importante? Ma l'anno scorso ci trovavamo sempre in questa posizione di classifica, sempre con i Lineri. Sfortunatamente appunto non siamo arrivati a entrare nei playoff perché eravamo lontani 10 punti dalla seconda. Quest'anno forse la situazione può andare un po' meglio. Io ho vinto anche con la Spar un campionato di prima categoria. Fortunatamente l'ho fatto anche altre volte, campionati di vertice. Speriamo quest'anno di riuscire a salire anche con i Lineri. E magari con qualche altro gol di Fabio Mongelli. Ah sì, io ci provo sempre per fare il gol. Lo mettiamo a segno ancora qualche altro gol. Speriamo, c'è ancora una domenica contro il Gravina, ecco, per segnare qualche altro gol. Ma non è importante che segni io, segni Tonino, l'importante è portare a casa il risultato, perché anche oggi tutti e due siamo riusciti ad andare in gol, però purtroppo non è servito, quindi serve l'aiuto di tutti, ecco.